Ora, Paolo Ferrero, che tra le altre cose dirige anche la rivista Sulla Tessa. Paolo, ci sei? Ciao, Oh, ciao Paolo, ecco. mi sentite? Sì, benissimo. Sono in una condizione un po' precaria perché sono ad Aosta dove stiamo raccogliendo le firme per la lista dell'eredità e quindi sono per la strada, diciamo, mi sgancio un attimo dal banchetto. Intanto, grazie a Transform per questo invito, per questa occasione di riflessione. E io volevo sostanzialmente segnalare una questione che a me pare si stia aprendo in modo molto forte, perché noi siamo in una fase drammatica, guerra nel Donbass, di attentati terroristici come quello di ieri sera, di genocidi di Israele nei confronti del popolo palestinese e in una situazione di grande escalation dal punto di vista del rischio di guerra, questa stessa richiesta di Biden di non solo sequestrare, come è già accaduto, ma utilizzare, cioè rubare 300 miliardi di dollari della banca, dei titoli di Stato, delle banche, di asset, diciamo della banca pubblica russa che sono oggi in Europa, è un altro elemento di un'escalation militare, economica, finanziaria e quant'altro. E quindi io penso che appunto la parola d'ordine della pace, del cessate il fuoco, del dialogo, della trattativa, sia assolutamente fondamentale oggi e costituisca l'elemento di discrimine politico e politico-culturale su cui muoversi. Detto questo, io volevo intervenire su un punto su cui secondo me non stiamo ancora riflettendo a sufficienza e che questa situazione di guerra non è una situazione di guerra generica, è una situazione di guerra specifica. E a mio parere la sua specificità è data da questo, che gli Stati Uniti d'America, che hanno vissuto in una posizione di relativo privilegio in questi ultimi 30 anni, con un accesso alle risorse e con un esercizio di potere nel mondo molto rilevante, stanno perdendo questa posizione sul piano economico, tecnologico, finanziario oramai. E la modalità con cui gli Stati Uniti pensano, l'elite degli Stati Uniti, perché non bisogna scambiare mai l'elite col popolo, le elite statunitensi stanno cercando di mantenere una posizione di privilegio, di dominio, chiamatela come volete, e attraverso la guerra, perché pensano su quel terreno di essere ancora egemoni, di avere ancora un esercizio molto forte della potenza. A questa, che è una impostazione statunitense, le classi dirigenti o dominanti, chiamatele come volete, dell'Europa non sono in grado di opporre resistenza, nonostante questa logica di guerra non sia per nulla conveniente all'Europa, all'Unione Europea, ma anzi sia devastante. Basti pensare la rottura con la Russia, che cosa sta producendo sull'economia tedesca e a cascata su quella italiana e in generale sul declino dell'Europa. E quindi abbiamo una guerra che non è una guerra generica, uno stato di guerra, una pulsione di guerra generica, ma una situazione in cui, detta brutalmente, se ci fosse la pace per i prossimi 50 anni, la Cina diventerebbe number one e quindi avrebbe tutto da guadagnarci. La Russia avrebbe tutte le materie prime e tutto il resto che c'ha da sviluppare e quindi una condizione di relativa positività per lo sviluppo di sé. E invece gli Stati Uniti hanno da perderci in questo fatto che hanno da perderci con la pace, perché finirebbero numero due probabilmente nel mondo in declino, produce la guerra. Allora, secondo me noi dobbiamo focalizzarci su questo. Perché? Perché questa
questa tendenza alla guerra da parte degli Stati Uniti produce e sta producendo, secondo me, in queste settimane, in questi mesi, una costruzione ideologica, una costruzione narrata, una costruzione identitaria dell'Occidente che è devastante. E qua mi leggo a una cosa che ho sentito di Petrella alla fine quando parlava appunto dell'immaginario, perché noi siamo dentro una produzione artificiale dell'immaginario che si basa sostanzialmente sulla seguente narrazione. Siamo aggrediti, che sia il 24 di febbraio, sia l'8 di ottobre, ma siamo aggrediti, l'Occidente è aggredito. La nostra civiltà giudaico-cristiana è aggredita, la democrazia è aggredita e quindi noi ci dobbiamo difendere. Quando ci si difende si può anche esagerare, si può anche eccedere, non importa. Dobbiamo difendere tutti coloro che stanno dalla nostra parte, qualsiasi cosa faccia. E di quelli che stanno dalla nostra parte sicuramente Israele è la sentinella avanzata nel mondo della barbarie, non importa che Israele pratichi l'apartheid, comunque per antonomasia una democrazia è dei nostri, e anzi Israele in qualche modo rappresenta il mito fondatore della società giudaico-cristiana che noi rappresentiamo e che dobbiamo difendere in una nuova crociata contro il resto del mondo. A me questa sembra la narrazione. È una narrazione di guerra totale, di costruzione di identità per esclusione completa e che vede. Ti abbiamo perso un attimo. Scusate, ogni tanto arriva un attimo. Vai, Dico vai, che ci vede. sei. E poi finisco. Che vede al centro non solo l'Occidente in quanto costruzione identitaria, ma l'Occidente che si costituisce in quanto contrapposto al resto del mondo. È un rovesciamento totale della narrazione che c'era nella fase iniziale della globalizzazione, che invece, diciamo così, alludeva a un'idea di umanità. Qui viene messa in discussione l'idea di umanità perché si divide tra noi e loro. In una costruzione mitologica pazzesca di un nazionalismo che non è più un nazionalismo dello Stato nazionale, ma è il nazionalismo occidentale, una sorta di ideologia neocoloniale che giustifica il fatto che facciamo la guerra. Ecco, se questa cosa che ho detto io ha qualche attinenza con la realtà, e non è, diciamo, il puro pensiero un po' matto di una persona. Io penso che il nodo della sinistra in Europa si gioca esattamente su questo, perché nel momento in cui l'Occidente e l'Europa in forma subalterna al suo interno si definiscono come un'identità escludente degli altri e aggressiva nei confronti del resto del mondo, di tipo neocoloniale, non so come definirlo altrimenti, cioè che noi abbiamo dei valori superiori, noi abbiamo una civiltà superiore e quindi la dobbiamo difendere dai barbari che sono alle porte, a tutte le porte, a tutte le finestre. Se questa è la cosa che viene fuori, è evidente che il problema della sinistra in Europa si pone così. Cioè si ridefinisce a partire da come si colloca rispetto a questa contraddizione. Come nella prima guerra mondiale, la sinistra si definì sulla base del rapporto verso la guerra che era intraeuropea, oggi si definisce, secondo me, sulla base di come ci rapportiamo a questo fatto che l'Occidente ha dichiarato guerra al resto del mondo. E secondo me su questo c'è il punto della costruzione della sinistra, che non può essere subalterna alla narrazione occidentale, come invece diciamo, nella sinistra moderata capita sempre, talvolta capita anche nella sinistra di alternativa, che c'è una totale subalternità alla narrazione occidentale. Ma c'è un modo più subdolo in cui si può essere subalterna alla narrazione occidentale. Ed è quello di
accettare lo schema che se non sei con noi sei contro di noi, cioè se non sei occidentale in quel modo lì, immediatamente sei putiniano, immediatamente sei filoterrorista, immediatamente sei un traditore nemico. Perché questa idea di Occidente che emerge non è un'idea di Occidente pluralista, ma è un'idea monolitica, organica, chiusa di Occidente, in cui c'è solo un modo di essere occidentale, che è di quello di essere coloniali contro il resto del mondo, in guerra contro il resto del mondo. Allora, a me pare che questo è il problema, che i cattivi siamo noi e noi siamo dentro il ventre della bestia. E l'essere sinistra dentro in un mondo occidentale che si ridefinisce in forma neocoloniale ci deve chiamare ad essere attenti a non essere la sinistra di Sua Maestà, cioè la sinistra della narrazione egemonica, diciamo, delle classi dominanti. E dall'altra ci deve evitare la scorciatoia di dire allora siamo alleati con gli altri. No, perché noi siamo contro la guerra. Non siamo con Putin contro l'Occidente, siamo contro la guerra, che è un'altra cosa. E questa a me sembra la difficoltà politico-culturale che ha oggi la sinistra in Europa, e non solo in Europa, anche da noi. Perché mentre siamo stati capaci di costruire una posizione che stesse all'onore del mondo dal punto di vista della sinistra di alternativa contro il liberismo e una narrazione contro il liberismo, stiamo molto più in difficoltà a costruire una narrazione lineare, convincente, rotonda, non so come definirla altrimenti, rispetto a questa cosa della guerra. Ma questo io penso che sia il nodo fondamentale di come riusciamo ad essere contro la narrazione delle élite, delle classi dominanti occidentali, senza essere subalterni alla narrazione delle classi dominanti occidentali e invece costruendo appunto la prospettiva dell'alternativa a quelli che da centrodestra o da centrosinistra non fanno altro che proporre quella narrazione delle classi dominanti. Grazie. Questo vi volevo dire, l'ho fatto un Grazie po' Paolo, grazie. e buon Grazie, continuazione dei buon lavori, io lavoro. torno a raccogliere Grazie firme. molto di esserti collegato anche da quella situazione. Noi abbiamo Figurati, 11 grazie. interventi, quindi cerchiamo di stare per le 5.